Ciao, eccomi di nuovo qui a parlarti della teoria degli specchi, perché capire che l'altro era il mio specchio mi ha aiutato a migliorare molto la mia vita. Mi ritrovavo spesso in situazioni ripetitive, cioè anche i conflitti erano sempre un po' gli stessi. Da buona psicoterapeuta di coppia, quando magari mi ritrovavo a discutere con mio marito di nuovo di una situazione simile, mi rendevo conto che mi sembrava di non riuscire a uscire dal nostro meccanismo. Il contenuto della discussione poteva essere diverso, ma il modo di reagire mio e suo era molto simile. La teoria degli specchi mi ha aperto gli occhi perché capendo che l'altro era il mio riflesso, mi fermavo, non continuavo la discussione e cercavo di capire veramente cosa mi irritava. E sempre, dico sempre, sono riuscita a capire che l'altro mi stava facendo da specchio su una parte di me che non accettavo. Quindi la scoperta era che non dovevo più liberarmi degli altri, ucciderli o qualcosa del genere, ma anzi, loro erano una risorsa per capire che cosa non amavo di me stessa. Quindi, praticamente i momenti che per me erano più difficili, utilizzando questa teoria, diventavano la mia risorsa. Durante magari la discussione io usavo la stessa modalità un po' reattiva, però poi ci ripensavo e probabilmente non chiedevo scusa come avrei potuto fare, però insomma ci ripensavo e ogni volta aggiungevo un pezzo alla mia consapevolezza, quindi crescevo, quindi anche nella difficoltà io riuscivo a crescere e soprattutto le dinamiche nel frattempo cambiavano perché il mio modo di non reagire faceva sì che l'altro anche cambiasse l'atteggiamento nei miei confronti. E quindi che le discussioni cambiassero e tutta quell'immobilità che mi sembrava mi circondasse, stesse relazioni in famiglia, di origine, con mio marito, al lavoro, invece man mano cambiavano, cambiava anche la realtà, cambiavo io, cambiava la mia realtà. Quindi provate a fare caso quando qualcuno vi irrita. Tanto, insomma, non è magari l'irritazione che dura pochi minuti, ma magari ci rimuginate è perché vi sta facendo da specchio per qualche cosa. Proviamo a pensarci. Alla prossima istantanea.